Allora, dopo gara finisce il girone di andata, Nuova Florida coglie un'importante vittoria, resta al comando della classifica, abbiamo in compagnia c'è Babbucci, difensore che tra l'altro oggi è veramente impeccabile, ma c'è anche un altro artefice di questa partita, Monteforte, con due gol. Il Nettuno ha provato a tornare in partita, molto difficile. Babbucci, affiorano ancora vecchi ricordi, non un'ottima interpretazione della gara. Sì, diciamo che abbiamo trovato difficoltà perché comunque loro sono una buona squadra e l'avevamo preparata così, nel senso che sapevamo che avrebbero provato a metterci in difficoltà, li conoscevamo perché comunque abbiamo provato già in altri, diciamo, campionati e amichevoli, li conoscevamo, però l'abbiamo preparata per tenere, ripartire e tenergli testa, insomma. Beh, effettivamente, se andiamo un po' all'analisi della gara, nel primo tempo avete stentato tanto, loro si chiudevano bene, non riuscivate tra l'altro soprattutto nelle imbucate, forse erano molto più perfetti loro sulle ripartenze. Esatto, loro, ripeto, ci conoscevano, quindi chiudevano bene il centro e noi ci giochiamo spesso in appoggio con il nostro pivot, quindi conoscendoci, ecco, hanno lavorato anche loro bene sulla fase difensiva e ci hanno messo in difficoltà. Bene, Babbucci, a noi lo lasciamo andare anche perché continua a piovere grazie del suo apporto. Monteforte, tu hai provato un ottimo gol, hai trovato disattento il portiere, ma soprattutto sul secondo è stata una perla, veramente palla a fil di palo in fondo al sacco. Quando hai visto gonfiarsi la rete, credevi che con la tua squadra potevi far qualcosa in più? Sì, abbiamo provato a fare uno schema, poi l'uomo in barriera si è spostato leggermente, ho tirato dove c'era spazio. Peccato perché noi pecchiamo di esperienza, abbiamo preso tre gol comunque un po' da scemi perché non siamo riusciti ad uscire bene con la palla e potevamo spazzarla e niente, qualche contrasto di troppo, poca cattiveria e sulle seconde palle purtroppo ci stanno penalizzando quest'anno. Ecco, quest'anno nonostante che comunque giocate delle belle gare, buone gare, ricche soprattutto di occasioni, però a casa riuscite a portare poco. Sì, sì, è vero, siamo stati più efficaci fuori casa, in casa manchiamo negli ultimi 5-6 metri purtroppo, ci manca la precisione nell'ultimo passaggio e questo contro queste grandi squadre comunque esperte, anche se sul piano fisico magari siamo superiori, comunque essendo più esperti coprono meglio e troviamo un po' delle difficoltà. Ultima, prima di andarti a fare la doccia, rapidamente, questo girone di andata che cosa ti ha fatto capire? Le squadre che sono lì in alto meritano la loro posizione, ma quelle che stanno dietro meriterebbero qualcosa di più? È giusto così per il momento, rapidamente. No, veramente ci siamo accorti che nessuno ti regala niente, squadre che erano sotto di noi dopo 4-5 partite hanno fatto un filotto di vittorie, di 3-4 vittorie consecutive e sono lì in alto. Purtroppo, come ho detto, ci manca di esperienza, delle volte l'approccio alla partita, un po' meno cattiveria, però sono sicuro che faremo più punti nel girone di ritorno.